in questo disegno è mostrato il percorso di un raggio di luce che arriva dall'aria, entra in un oggetto di vetro, quindi trasparente, lo percorre e poi esce di nuovo in aria. Il raggio subisce riflessioni e rifrazioni multiple. Questo è il raggio incidente che incide in questo punto dell'oggetto di vetro che ha una forma irregolare. Quindi individuiamo un pezzettino di superficie e quindi la normale alla superficie curva nel punto di incidenza e individuiamo anche l'angolo di incidenza alfa formato dal raggio incidente e dalla normale. Una parte di questo raggio si riflette e torna in aria. Secondo la legge della riflessione, l'angolo di riflessione alfa primo è uguale all'angolo di incidenza alfa. Una parte del raggio incidente invece viene trasmesso all'interno del vetro, quindi abbiamo il raggio rifratto che si avvicina alla normale perché la luce perde velocità passando dall'aria al vetro, quindi beta, l'angolo di rifrazione, è minore di alfa. Vediamo che il raggio incidente oltrepassa la normale, quindi passa da una parte all'altra rispetto alla normale e si stringe. Dopodiché il raggio rifratto incide in quest'altro punto, dove noi dobbiamo disegnare di nuovo la normale in quest'altro punto di incidenza. E questa è la normale, gamma è l'angolo di incidenza formato dal raggio incidente e la normale. Una parte del raggio incidente si riflette indietro e continua a correre nel vetro, con un angolo di riflessione gamma primo uguale gamma. L'altra parte del raggio esce in aria, passa di là dalla normale, quindi attraversa la normale e si allarga perché acquista velocità passando dal vetro all'aria. L'angolo di rifrazione delta è quindi maggiore di gamma. In definitiva, a parte le riflessioni, questa in aria e questa nel vetro, il raggio incidente ha fatto questo percorso, incide qua, passa nel vetro e poi esce in questo modo. È chiaro poi che ogni volta che il raggio viene riflesso, si potrebbe continuare a fare il disegno, quindi questo raggio riflesso incide qua. A sua volta, in questo punto, una parte del raggio viene di nuovo riflessa all'indietro nel vetro e una parte esce fuori in aria. E poi il raggio riflesso a sua volta incide qua, una parte esce in aria, una parte viene riflessa indietro, quindi è un processo che non finisce mai. Però ogni volta che il raggio viene riflesso all'interno del vetro perde luminosità perché un po' viene assorbito dal mezzo trasparente, cioè dal vetro. Quindi in conclusione a noi basta disegnare il raggio incidente, la prima riflessione, la prima rifrazione, la seconda riflessione, la seconda rifrazione. Qui non ci sono calcoli da fare, soltanto disegni e l'importante è che il disegno non presenti errori concettuali, per esempio che questo angolo deve essere maggiore di quest'altro, cioè delta maggiore di gamma oppure beta minore di alfa. Alfa è uguale a alfa prima e così via. L'importante è che non ci siano errori logici.